Innanzitutto sono onorata e emozionata da questa cosa. Io faccio parte delle seconde generazioni e sono grata di avere questo premio proprio perché mi sento in prima linea portavoce della famiglia e di chi mi sta a fianco, comprese seconde generazioni all'interno della stessa azienda, perché io ho persone in pensione riagganciate con i propri figli che sono all'interno. Quindi io sono biennale dell'artigianato, arti e mestieri e voglio dire Ponzacco, una grande rappresentativa dell'artigianato, una tradizione non fosse altro nel mobile, insomma. Quindi sì, oggi premiamo tutte quelle aziende artigianali che, la parte delle aziende artigianali che hanno messo la propria attività nel nostro territorio. Quando si pensa a Ponzacco si pensa al legno, quindi all'artigiano del legno, al mobile. E in questa giornata invece verranno premiati anche chi è anche commerciante e artigiano, quindi Ponzacco non solo Geppetto, insomma. No, non solo Geppetto, è comunque un voler stare più vicini anche a questa categoria e a voler valorizzare appunto gli artigiani che a Ponzacco continuano a portare avanti la propria attività. Com'è il percorso di Ponzacchi e quindi dei ponzacchini dopo un po' di ristrutturazione di quello che è stato il grande boom dell'artigianato del mobile, quindi anni 60, anni 70, anni 80, probabilmente un po' in flessione, no? Un po' in tutta Italia con le nuove dinamiche produttive? Sì, purtroppo l'artigianato ha risentito molto anche dell'apertura di questi grandi magazzini, no? Che si sono installati anche nei comuni limitrofi e quindi hanno fatto sì che le persone potessero avere magari dei mobili a un prezzo molto molto più basso, magari anche a discapito a volte della qualità. Comunque l'artigianalità vuol dire sinonimo di qualità, quindi di serietà, di lavoro, di cultura, di appartenenza proprio a un territorio è un mestiere, sì, è da sostenere, bisogna riscoprire. Anche grazie a questa iniziativa. Certo, questo è un primo incontro, diciamo, speriamo che vada avanti per molto tempo. È stato patrocinato dal comune e proposto da Coopcommercio e vedo che ha riscosso comunque un buon successo, quindi speriamo che in futuro si possano premiare altre attività. Grazie. Prego.